Strategist da New York, Jean Erga, Strategic Advisor, GC Group Capital, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, dottor Erga. Allora, abbiamo letto anche il verbale del FOMC, ieri sera Wall Street ha avuto un leggero ripensamento rispetto ai massimi storici segnati questa settimana. Che cosa pensa di tutto questo, soprattutto dove andrà la borsa? Ma io credo effettivamente non ci sono state grosse sorprese per quel che riguarda la dichiarazione del FOMC. Il FOMC continua a vedere anche questa economia americana che migliora, però con delle inquietudini per quel che riguarda l'estero e poi le inquietudini però può anche riguardare chiaramente l'andamento dell'inflazione che essi considerano troppo basso. Noi non siamo sorpresi da quello che ha detto il FOMC assolutamente, noi vediamo una situazione dove la Federal Reserve continua a vedere un'economia che sta migliorando, un mercato del lavoro che non è ottimale ma che continua a lentamente migliorare e non credo che essi saranno distolti dalla loro intenzione nel corso dell'anno prossimo e secondo noi nel corso della prima metà di aumentare i tassi a breve termine. Vediamo che oggi la principale fatto sul mercato e non fatto sul mercato derivi chiaramente dai dati macroeconomici deludenti della zona euro, nonché quelli cinesi, che finalmente qui si sta svegliando un attimo e dicendo ma forse l'economia americana ritornerà al suo ruolo storico o le verrà assegnato il suo ruolo storico di locomotiva come fu negli anni 70-80 e speriamo a questo punto il treno riesca a lasciare la stazione. Diciamo che questo è un po' il problema, ossia l'economia americana ha una sua dinamica molto particolare che è meno legata ai mercati esteri in quanto un'economia leggermente più chiusa, però ce la faranno qui da soli? Quale sarà l'impatto dell'estero? E questa spinta deflazionistica continuerà, ricordiamoci che nel Regno Unito il primo ministro David Cameron dice che egli vede così queste luci rosse che lampeggiano, ma io non so se abbia ragione o no con lui, però sicuramente una cosa mi ha molto colpito, che sono 6 anni che nel Regno Unito lo stipendio reale continua a diminuire. Allora la fermo un attimo, anche noi vediamo delle luci che lampeggiano, dottor Erga, perché siamo in countdown, ripartiamo da qui.